Rugantino, erbullo di Trastevere, svelto con le parole e col coltello, è arrogante e strafottente, ma in fondo buono e amabile. La stessa bravura è stata quella mostrata dai registi Sabrina Morena e Mario Salciarini, con l'aiuto regia di Sabina Venturi, che con impegno ed edizione lo hanno ricreato con vesti gubine per andare in scena nel weekend appena trascorso al Teatro Comunale Luca Ronconi di Gubbio, con il Rugantino de San Martino. L'iniziativa, promossa dalla parrocchia di San Martino, è stata pensata e portata avanti per la prima volta dalla tenacia del quartiere, completamente coinvolto nella rappresentazione. E così, per oltre un anno, registi, attori, ballerini, costumisti e scenografi hanno lavorato duramente nei locali parrocchiali di Don Giuliano per dar nuova vita ad un capolavoro del teatro romano dell'Ottocento, che prima di essere riproposto nella versione romana era stato ritrascritto interamente in ugubino da Mario Salciarini. La scelta di lasciare intatti i testi delle canzoni ha poi portato a mantenere la versione originale, lasciando però immutato il nome pensato. Di San Martino, infatti, la maggior parte delle oltre 30 presenze sceniche, tra cui autentici e spassosi personaggi dell'antico e popolare quartiere ugubino, la cui presenza ha indubbiamente contribuito al totale sold out per la prima, andata in scena sabato 5 gennaio, e al quasi tutto esaurito per il pomeriggio della Befana. Nelle vesti di Rugantino, il tenore Giorgio Piccotti, insieme, tra gli altri, a Regina Rato nelle vesti di Rosetta, Claudio Cecchetti in Mastro Titta, Roberta Cerrini con Eusebia e David Barilari in Gnecco. Un lavoro di squadra il cui successo è stato il frutto del lavoro di tutti, dalle scenografie di Sandro Bazzucchi e Claudio Passeri alle coreografie realizzate dalle vecchie glorie della Scuola di Danza Città di Gubbio, Valentina Albini, Elena Di Bacco, Martina Panfili e Nicoletta Procacci, che hanno guidato un corpo di ballo composto da 6 persone. Tanto poi il lavoro svolto sui costumi, realizzato interamente dalla Scuola di Cucito San Martino di Tiziana Monacelli, insieme ad Antonella Casagrande e Luana Mariani, a cui se ne sono aggiunti altri prestati dall'Associazione Maggio Gubino. La grande professionalità della make-up artist Marta Vispi ha poi creato volti molto simili alle maschere tradizionali per 2 ore e mezzo di spettacolo che hanno lasciato il pubblico senza parole. Con grande soddisfazione della regista Sabrina Morena, che ai nostri microfoni si è detta molto emozionata di un successo strepitoso quanto inaspettato.